In una ciotolina metto delle spezie varie: origano secco, dragoncello secco, maggiorana secca, rosmarino secco e foglie di salvia. Spezzetto grossolanamente. Insaporisco con pepe macinato, sale quanto basta, un giro di olio. Mescolo bene bene tutti gli ingredienti. Sul tagliere adagio una fettina di petto di pollo, non troppo spessa. Se necessario consiglio di battere con un batticarne e in questo modo si arrotoleranno facilmente. Cospargo in modo uniforme l'intera fettina di petto di pollo con il condimento. Chiudo e formo un involtino, quindi chiudo con una fettina di pancetta. Non fermo l'involtino, ma se ce n'è di bisogno si può utilizzare tranquillamente gli stuzzicadenti. Procedo fino al termine di tutti gli ingredienti. Scaldo in una padella un giro di olio e una noce di burro. Metto uno spicchio d'aglio, del rosmarino e salvia. Faccio soffriggere a fuoco molto lento. Quindi aggiungo gli involtini di petto di pollo. Faccio rosolare per bene su tutti i lati. Quando saranno leggermente rosolati, rimuovo l'aglio e sfumo con il vino bianco, lascio evaporare l'alcol. Quindi chiudo con il coperchio e lascio cuocere a fuoco basso per circa 15-20 minuti, in modo da far rosolare per bene la pancetta. Ora che sono cotti, servo gli involtini di petto di pollo ben caldi, assieme a una bella insalata oppure a un soffice purea di patate. Gli involtini di petto di pollo sono un secondo piatto sfizioso, facile e saporito, pochi minuti e sono pronti, da cuocere in padella oppure in forno. Serviti con un goloso contorno, gli involtini di petto di pollo risolveranno la cena e faranno felici tutta la famiglia, soprattutto i bambini che ne vanno letteralmente matti.